Però non sente niente, ragazzi. Un attimo in silenzio. Cosa che devo fare con OBS? In basso a destra c'è messo avvia trasmissione, non avvia registrazione. No, ma c'è scritto ferma trasmissione. Ah, ok, allora starà sicuramente riprendendo, vediamo. Ok, ripresa, ripresa. Allora, qua non mi... allora, io qua volevo mettere... okay, io qua volevo mettere 6.000 piedi. Ovviamente lui non me li prende perché mi dice attitude constraint to Rosca. Io sono andato qua su Rosca e c'è 8.500. Quindi lui mi dice, se tu vuoi fare quella SID, non mi puoi avere una crociera di sotto di questa SID qua perché c'è la restrizione. Quindi io dovrò andare qua e mettere 8.500 e vedrete che lo prende. Vedono Fabri. Sì, sì. Ok, a posto, visto? Poi, cruise e wind. Voi teoricamente se avete un piano di volo fatto bene, dovreste prendere il primo valore che viene messo sul piano di volo che vi riporta la direzione e l'intensità del vento e lo riportate qua, ok? Su questo punto ipotizziamo, faccio una cavolata, 270 14. Ma non si mette il top of climb? Noi in compagnia prendiamo il primo valore, che normalmente è quello messo al top of climb sul piano di volo, che viene riportato. Ok, okay? Perfetto. E vai, faccio exit. E transition, no, è 6.000. Quella di America, 18.000. Sì, dopodiché vado su N1. Allora, anche qua, io vado a naso, adesso vi faccio vedere, io riesco a decollare con 22. Poi vabbè, vado su climb 2 e ci metto anche 45 di assume temperature. Allora, adesso vi spiego un attimino. Allora, iniziamo dalla derate. La derate non è nient'altro che selezionare un tipo di potenza che venga dato dal motore. Il motore di per sé è 26k. Io posso decidere di ridurlo. Perché? Perché si va a salvaguardare la vita del motore stesso. Gli faccio dare meno spinta e il Boeing ha la possibilità anche di inserire una temperatura. Cioè, cosa gli si dice? Guarda che la temperatura esterna, io lo vado a imbrogliare, dico la temperatura esterna è di 45 gradi. Quindi essendo l'aria più rarefatta, più calda, lui deve ridurre la potenza. E quindi metto 45. Se io, guardate qua, 88, l'N1 è 88. Se io lo tolgo... mi va 92, quindi mi spinge di più. Io lo prendo in giro e dico, guarda che 45. Faccio così perché do un ulteriore risparmio alla vita del motore. Ma temperatura esterna, cosa stai a indicare? La temperatura che c'è fuori? Sì, temperatura ipotetica, attenzione. Quella reale è messa qua, vedi? Ho capito, sì, ma dico, la 45 gradi può essere... Sì, si arriva fino a 60 con manuale di Boeing. Però attenzione, quella non è la temperatura reale che... appunto, cioè, è una temperatura che tu gli fai credere al computer, al sistema di Borno, che è esterna, in modo tale che lui vada a ridurre la spinta. Perfetto, quindi è una sorta di inganno che gli stai dando. Sì, è un inganno, si va... Esatto, si va a imbrogliare... l'aeromobile, il sistema, il computer, per avere meno spinta, perché siamo leggeri, non ci serve tutto quanto. Questa è la regulated, giusto? Vabbè. Ma scassacciare meglio. No. Allora, quindi questa qua è quella giusta, ok? Non c'entra niente. Attenzione, allora, queste cose qua vengono fatte con manuali, con tabelle di pista. Ogni pista ha tutto quanto le sue manuali. Noi, ovviamente, non le possiamo avere, perché vengono calcolate dagli ingegneri in base... al tipo di pista, in base agli ostacoli che ci sono, c'è tutta una serie di cose, noi non lo sappiamo. Io quello che consiglio sempre è, siamo su un simulatore, non ce ne importa niente a noi, mettete tranquillamente massima spinta, perché voi, finché non avete un po' di praticità, non riuscite a capire quanto vi può bastare e quanto no. Io adesso vi dico, io con 22 vado tranquillamente, e addirittura gli ho messo 45, che non è poco come riduzione. Però sappiate che questa cosa qua dovrebbe essere calcolata con delle tabelle apposite, d'accordo? Sì. Ok. Mentre invece l'altra è la original temperature, no? Quella che c'è realmente? Quella sulla destra, sì. Okay. Perché attento, vediamo cosa cambia. Quindi lui è così cretino. Vedi? Tipo, io adesso mi ho messo, guarda che fuori sono 30 gradi, me la torno a aumentare. Certo. Io adesso qua lo ricancello e metto solo il 45.
OK. OK. Ora si va a take off page, sempre la seconda pagina. Arrivo un po' in ritardo, ma mi arrivo. Scusami, Fabrizio. Fabrizio. Sì. Sono il menu di sinistra è correlato col menu anche di destra, climb. Eccoci qua. Allora, aspetta. Allora, rifacciamo tutto da capo. Vedi che io adesso ho tolto la temperatura e lui mi ha dato su climb. Hai visto? Sì. Se io adesso ritorno a rimettere la temperatura, ti va su climb 2. Quindi lui in automatico ti va a selezionare il tipo di climb che ti possa servire in base alla speed del motore. Poi te, comunque, nessuno ti viene a dire: io la pista la vado a selezionare col 45-22, però la salita me la voglio fare a cannone, perché devo salire, perché ho dei problemi. Ma come, io questo ti volevo chiedere, sì. come sono, che significa climb 1 e 2? Allora, occhio qua, adesso siamo su climb, d'accordo? Sì. Io adesso vado su climb page. Su climb page abbiamo 90.6, lo vedi? Aspetta che ancora non mi arriva. Arriva. Quando l'avete visto? No, io ho ritardo, quindi... Tranquillo. Okay. Attenzione adesso. 90.6. Ditemi quando ci siete. Sì, io l'ho visto 90.6. Ah, ora hai selezionato 22. È cambiato. Ok? Sì. Fa la salita più tranquilla. Capito. Che il climb 2 si va a chiudere, tra virgolette, quando si passa sopra i 15.000 piedi o 150 di livello. Da lì va in automatico in climb. Ok? Quindi climb 2 è più tranquilla come salita? Sì, è più comoda per i passeggeri. Quindi per evitare quel muso sparato, quella vertical sparata all'inizio, sì, bisogna un attimino... Sì, se non siete pesanti lo potete tranquillamente fare. Quindi a voi... Se non siamo pesanti. Nessuno vieta a voi di decollare col 26 e poi andare su climb 2 manuale. Ok? Yeah. Ora torniamo su take off page, pagina 2. Allora, qui abbiamo runway e wheel condition. Adesso in questo caso siamo senza vento, quindi metto 0/0. Sarebbe buono metterlo quello effettivamente, perché vi va a migliorare il calcolo delle performance. Lo slope nei vari simulatori è sempre 0, non c'è uno slope, lo si può tranquillamente mettere. Qua c'è le varie opzioni, dry, wet, e questo qua, che non mi ricordo l'acronimo, ma in sostanza... Questo è il tipo di asfalto che viene utilizzato spesso e volentieri in Nord Europa, che ha una rugosità maggiore e quindi permette un coefficiente d'attrito maggiore per le frenate. Non è socked? Come? Socked. Sì, bravo, è quello lì. Lo posso selezionare. 95-97% non lo trovo mai negli aeroporti. Quindi, Suga, Gianluca. Dry, wet, di solito sono questi qua che si utilizzano. Dopodiché, acceleration e reduction. L'acceleration, questi qua si parla di NDP, quindi Noise Abatement Procedure. Allora, ad esempio, io me ne ricordo a memoria, come Venezia, come Linate, alcune piste di Fiumicino, Malpensa, si ha la riduzione dei motori a 1500 piedi, quindi da take-off thrust si va a climb thrust, e l'accelerazione a 3000 piedi. Ok? Sì. Altri aeroporti invece non hanno grosse problematiche e fanno tutto quanto a 1000 piedi. Ok. Si torna qua e si seleziona il flap. Se siete leggeri, nessuno vi vieta decollare con flap a 1. Ah. Si può, abbastanza standard flap a 5,
In alcuni casi si fa flap a 10. Adesso guardate col flap a 10 come diminuiscono la velocità, guardate. Vedete? Se sono particolarmente pesante, anche flap a 15. Flap a 15. Ci dai dei valori di peso in cui noi siamo pesanti o meno? Ma non è che sono standard. No, tu cosa intendi per pesante? Per esempio, così che valore mi dai per essere pesante? Allora, guarda, da Venezia tu tranquillamente a un peso massimo al decollo con flap a 1 non hai problemi. Però se ad esempio, che ti posso dire, non lo so, Zurigo, Ginevra, avere un flap a 15 ad esempio ti compromette grosse limitazioni col peso massimo al decollo, perché riduce fortemente il tuo rato di salita. E il flap a 15 viene utilizzato per la pista, cioè ti riduce la tua V1, vedete, ti riduce la tua VR, e ti riduce la tua V2, però ti va a compromettere il tuo rato di salita, sali molto più lentamente. È ovvio che se tu hai pista corta, è ovvio che mi metti un flap a 15, però se tu hai una pista lunga, come ad esempio è Venezia, come se la maggior parte, tu tranquillamente flap a 5, flap a 1 lo puoi tranquillamente mettere. Scusate ragazzi, sono arrivato ora perché... Male, molto male. Molto male, minchia, veramente molto male. Zucca, dove state seguendo su TV? No, no, c'è su YouPorn. Madonna, ecco, non te lo diciamo adesso. C'è il link sul Pilot Bar. Ok, non vuole dire di aver capito. Dopodiché c'è il CG. Allora, non è cioccolato e caffè, eh? Centro di gravità. Lo si può selezionare in questo modo, oppure il PMDG, che è il PMDG, si va qua sul menu, payload, e viene indicato 22.4. Sul vario Zibo e via dicendo, non saprei. No, ce lo danno io, me lo dà. Beh. No, lo dà. Ok. Fabrizio. Poi, la nuova versione te lo mandano automatico. Poi, noi vedete... Scusami, prego. Mi assento 5 minuti. Sì. Ciao. Male. Poi, qua, come vedete, noi siamo a testata pista e non abbiamo problemi. Però ipotizziamo che noi vogliamo decollare, siamo leggeri, c'è traffico da questo punto qua, quindi da un'altra pista, da un altro raccordo, scusate. Noi abbiamo l'opzione... Quante sono questi qua? 400 metri? Noi mettiamo qua 400 metri runway shift. Ah no, questo è runway remaining, ok, perché ci varia da tipo remover. Ok, mettiamo che mi rimangono ancora 2600 metri. Qua è in piedi. Ma perché in piedi? Vabbè. Allora, mettiamo 8700 piedi, ok? Eventualmente il mio computer mi va a calcolare un'altra volta le speed, d'accordo? Ah, se tu parti in un punto più avanzato puoi decidere di... Ho capito. Sì. Ok, ho capito. Perché questo? Vaffanbrodo. Vabbè, non porto. Allora, su alcuni aeroporti c'è... Un esempio, un'entrata in pista che è qua, che è questa, e quindi viene calcolata da questo punto. Ipotizziamo che qua ci fosse un'altra taxiway che ti permette di decollare da questo punto, ok? Da qua, ovviamente hai, diciamo che so, 50-100 piedi di pista in meno, ok? Tu non ti fai altro che calcolare la differenza che c'è tra un punto e l'altro. In qua, su questo FMS è messo un runway remaining, su altri c'è il runway shift, ovvero di quanto ti sei shiftato in avanti rispetto alla posizione originale, e glielo va a inserire. Tu glielo inserisci e lui ti va a calcolare altri, soprattutto quello che cambia la V1. Vediamo, allora, 8000 piedi, vediamo se me la varia. No, non me la prende. Ah, 080, ok. 08. No. 080, vediamo. No, in questo caso me la capo, però di solito quello che va a variare è la V1, perché sapete cos'è la V1? La V...
La V1 è... non è la auto di decisione. Deve lasciare decisione. Ok, quindi ovviamente se è la pista più corta, proviamo un 0-7-0, proviamo, eh. No, non, adesso non so quanto può essere effettivo, però teoricamente dovrebbe comunque ridursi perché la pista è più corta e quindi si dovrebbe abbassare la V1, si dovrebbe. La velocità di rotazione purtroppo rimane, rimane quella. Sì. E così. Ok, quindi ho selezionato le velocità, giusto? Sì. Qua nello scratchpad mi viene insegnato, mi viene indicato qualche cosa. Qualcuno mi sa dire cosa vuol dire? E mi sa dire cosa vuol dire? Mi sa dire cosa significa? Enable 200 nodi a Z 488. Vuol dire che in quel punto non raggiungi 200 nodi? Allora. Lui avrà delle Z488, eccolo qua. PZ, cioè lui mi dice: guarda, la velocità che deve avere è questa qua, 200. No, non gli affamo. Io dico: affanbrodo, a posto così. Allora, siamo arrivati al decollo e l'abbiamo fatto. Dopodiché, vado su climb, controllo che ci sia la speed restriction 250-100. Vado su cruise, vado a verificare che il mio cruise altitude non vada a superare la optimum e la maximum. Vado sulla descent e c'è. Dopodiché vado sull'legs. Questo PMDG non ce l'ha, il 7.4, il 7.7 sì, riesco a caricarmi via ACARS le velocità del vento in quota. Se volete un buon piano di volo le andate a modificare, quindi mettete, facciamo 2.75 slash, dico io, 15, e le buttate dentro e poi fate execute, ok? Poi, ecco qua, ogni volta che c'è una modifica viene fuori questo qua, si va su progress, si va a controllare che il carburante dell'arrivo sia sufficiente e la distanza sia uguale o non troppo diversa da quello del piano di volo. Ok? Ok, ragazzi? Sì, sì. Ok. CDU a posto. Allora, incominciamo con l'overhead. Si mette lo yaw damper. Dimmi. La parte di sto fuel, solo sì, però parla più vicino al microfono perché non ti sento. Ho detto prendi l'ultima parte di sto fuel che sto... Sì, allora tu adesso arrivi con 6.9. No, abbiamo detto che sei overweight, 6.9, no? No, 6.9 è la quantità di carburante che hai al tuo arrivo. Ah, ok. Noi abbiamo messo il fuel più il riserva più il minimum fuel 3. Quindi ovviamente siamo ben al di sopra di quello che ci rimane come minimo. Quindi siamo a posto. Ah, ok, a posto. Quindi noi qua siamo... Ok, abbiamo compilato tutto e non rimaniamo sul take-off page. Ok. Ora, ritorniamo su in alto. Allora, metto lo yaw damper. Qua non mi interessa niente. Questo metto i cavo utility e questi qua li metto su on. Questa parte qua, quindi questa colonna è a posto. Quindi io faccio altro che dall'alto, da sinistra, scendo verso il basso. Torno su. Vengo qua. Tutto quanto a posto, non devo fare nient'altro. Questa parte qua, controllo che l'equip and calling sia su normal. Seatbelts, tutto metto su su on. Su questa parte non mi interessa niente. Tutto off, anti-ice, wing ice off, gli idraulici off, questo off. Non abbiamo l'APU, quindi siamo a posto. Qua metto la cruise. Quindi siamo 8500 piedi adesso. E il mio landing altitude, roghi più o meno a 100 piedi. Qua siamo a posto. Metto l'ignition su quello di destra e le steady light on. Dopo, teoricamente ragazzi, solo teoricamente, qua faccio il check dell'ossigeno, siamo a posto. Controllo che l'alternate nose wheel non sia su alternate, ma sia messo su normale. Qua, allora, oltre al QNH può essere messo il valore della minima, in che senso? Nel senso che io posso settarmi la minimum flap retraction altitude, ok?
E adesso vi spiego che cos'è. Non è altro che la quota a cui posso iniziare ad accelerare qualora dovessi avere un engine failure, ok? E quindi iniziare ad accelerare per pulire l'aeroplano. Cosa vuol dire? Che se io ad esempio adesso mi si pianto motore, ipotizziamo 800 piedi, io non faccio altro che cominciare ad accelerare la velocità per poter pulire l'aeroplano. È chiara questa cosa? La puoi ripetere, scusami. Certamente. Io qua ho messo 800 piedi. Sì. Posso metterlo, non posso metterlo, non è fondamentale. Noi come compagnia lo facciamo. Ed è la quota alla quale, se io dovessi avere un engine failure o un engine fire, posso iniziare ad accelerare l'aeroplano per iniziare la retrazione dei flap. Ah, ho capito. Ok? Sì. Quindi chiudiamo. Dopodiché, qua vedete che non ho nessuna indicazione, metto su VOR 1 e VOR 2. Eventualmente io qua posso mettere una corsa, allora normalmente si mette, se è una SID convenzionale, quindi intercettare una radiale, metto la radiale ad intercettare, altrimenti metto la prua pista. Qua metto anche la prua pista 040, qua metto la quota finale in questo caso, o quello che ci viene dato da radar 8500. Al decollo il mio navigation display dovrebbe essere di 5. Anche qua lo seleziono. 40. Ora, tutti gli FMS che sono con questa dicitura qua 10.8 alfa o superiore sono in grado di utilizzare VNAV e NAV al decollo. Allora, 1, 2, metto la mia V2 che è di 150, la butto qui dentro, 3, VNAV e NAV, e armo e attivo l'autotrotter. E qua è quello che dovete leggere nel vostro annunciator display. Armata, attiva e il nav di nav armati. Ok? A posto, ragazzi? Sì, sì. Poi, autobrake su RTO. Il trim qua mi indica 5.35. Ok? E io me lo vado a settare sul 5.35. Vado finché sul 5.35. Ok. Fabri, dica. Ma come mai il trim non si regola da solo? Perché il trim sul 737 manuale. Vabbè, nel senso l'autopilota lo regola il trim, no? Sì, ma tu decolli senza autopilota, quindi tu devi metterti un settaggio del trim. Nel momento in cui lui ti indica un trim, lo potrebbe poter regolare automaticamente lui, no? No, neanche sull'Airbus, anche sull'Airbus te lo devi mettere te. Basta. Sullo zapato, nel senso, a livello di sicurezza magari era... No, ma c'è comunque sempre una filosofia sotto. Poi, prima di attivare la PU, viene fatto il fire test. Qua. 1 e 1, 2. Ecco, mamma, come sveglio un attimo. E poi questa è il cargo fire test. Assorta, ecco, si scassa due volte. Quindi la nostra pre-flight è completata, ok? Adesso fatto tutto quanto, incominciamo ad avviare sto cazzo di aereo. E allora? Prima, scusa Fabrizio, prima tu l'avvi, ma perché se c'è da premere qualche altro tasto, magari mi ritarda anche a voi il video, cioè, è una cosa. Sì, arriva in ritardo. Ah, ok, perfetto. Scusa. Nessun problema. Allora, incominciamo ad avviare la PU, quindi si attiva la prima di sinistra, la pompa di carburante, metto su start
e aspetto. E aspetto che si cominci ad attivare e avviare la PO. Dopodiché, per risparmiare tempo, metto tutte le pompe del carburante attive dove c'è il carburante, in questo caso sinistra e destra, le centrali non ce l'hanno. Metto pioverì, preparo, mi preparo per il pushback, quindi pushback, metto l'impianto idraulico di sinistra, l'alfa spento e quello da bravo attivo. Questo perché? Perché l'alfa è con il ruotino, quindi il non steering. Sì. Domanda, scusami, di questi quattro, mi spieghi un attimo, io non li so leggere, alfa e bravo. Me li spieghi quali sono alfa e quali sono bravo? Alfa sono i due di sinistra, bravo i due di destra. Okay. E sono gli impianti idraulici, uno elettrico e uno del motore. Uno elettrico, quindi c'è un motorino elettrico che indipendentemente che il motore sia acceso o spento inizia a partire e va. L'altro invece poi inizia a girare il motore. Quindi inizia a girare il motore come c'è una pompa ad ingranaggi che praticamente come gira il motore gira questa pompa e si attiva il sistema idraulico. Quindi abbiamo un sistema A girato e alimentato dal motore e uno elettrico. Quello A è l'impianto che praticamente va a utilizzare, a far funzionare il ruotino davanti, il nose wheel steering. Se voi lo mettete attivo col pushback c'è il rischio che si vada a danneggiare, quindi voi lo mettete off e siete a posto. Ok? E il B? Allora, ok, va bene. Quindi là comanda il ruotino. Sì, ma questo qua è uno solo che vi ho detto. Ovviamente comando tutta una serie di cose, dal timone di profondità al yaw damper, ai flap, i slat, e gli autobrake, ground spoiler, fly spoiler, cioè c'è tutta una serie di cose che vanno ad alimentare. Io vedete solo uno è il motivo per cui viene spento questo qua, il modello Alfa, ok? E invece la B, scusami, dove ti posso alimentare la B? La B cosa alimenta? La B va a alimentare, ad esempio, l'alternate nose wheel steering, una cosa, parte del ground spoiler, parte del fly spoiler, i flap, il landing gear, per esempio. Cioè c'è tutta una serie di cose che va ad alimentare. Ok? Poi, nel frattempo che parliamo, l'APU si è attivato. Quindi vado a spostare il selettore su APU, mi dice che sono 400, e lo metto in bus. Quindi io quello che posso fare è, a questo punto, mi scollego dal ground power, ground connections, remove, ok. Poi APU attivato, quindi abbiamo anche le APU bleed, recirculation fa su auto, ipax, e questo lo metto su, e qui inizia a far vedere che si muovete la lancetta della duct pressure. E qui abbiamo finito e noi siamo pronti per la messa in moto. Fabri, pronti? Ma se eventualmente l'auto dovesse avere problema, noi non siamo autorizzati, cioè non possiamo partire, vero? Sì, si può partire, a meno che tu non faccia un volo ETOPS, che dove ti serve l'APU, ma tu puoi partire. Hai una MAL, Minimum Equipment List, che ti permette di partire, deve essere segnalato. Tu puoi volare senza APU per 8 giorni. Poi ho problemi in volo, che mi si spengono i motori, cioè ho bisogno dell'APU per riaccenderli, come faccio? No, tu c'è comunque un'opzione per poter avviare il motore anche con l'altro motore. C'è il cross bleed start. Diciamo okay. Che più che altro l'APU, comunque alla peggio il motore non l'accendi, te ne vai via con una e te immediatamente. Ma se mi partono tutte e due, però so. Ma t'ha detto sfiga, se ti pare tutte e due, tranquillo che l'APU non ti salva. Va bene, va bene. No, ecco, quello che ti può aiutare l'APU, se hai un dual generator failure, hai soltanto mezz'ora o massimo un'ora di tempo per poter atterrare, perché poi rimani senza batteria. Quello piuttosto è più importante. Okay. Scusa Maurizio, dimmi. Tutta la parte che sta a destra dove c'è scritto isolation valve, le pacche, tutta la parte. Mi spieghi, cioè ci spieghi, siccome lì, allora io seguo la checklist, però va a pappagallo, però se uno sa
e capisce, okay. Io non lo so che cosa sono, uno riesce a farci un ragionamento anche sopra, così okay. A pappagallo è va bene, allora andiamo con calma. Vediamo di togliere questa immagine, no scusate, questa. Ci mettiamo così e andiamo meglio. Allora, recirculation fan, cosa sono le circulation fan? Qui abbiamo anche poi delle luci. Allora, cominciamo dalle luci, dalle RAM door full open. RAM door full open, che diavoleria sarà mai? Appunto. Allora, adesso cerco di farvele vedere. La vedete sta robetta qua? Sì. Sta letta. Questa è la RAM Air. Praticamente c'è l'impianto di condizionatore, loro prendono l'aria esterna che viene da questa parte, fanno tutto il loro giro e la vanno poi a buttare all'interno dell'aeroplano. Cargo, strumenti, climatizzazione, via dicendo. E arrivano da queste parti. Quando tu sei a terra, questa qua è totalmente aperta. Man mano che va in volo si chiude. E quindi questa, poi lo vedremo in volo. Prende l'aria, scusa, così, perché? Prende l'aria esterna. Sì, ma perché cosa? Per la climatizzazione. Ma non solo climatizzazione. Tu vedi questo pannello, questo qua, oppure i tuoi strumenti, questi qua. Questi qua sono tutti strumenti che producono un casino di calore e devono essere raffreddati. L'aria va all'interno di questi strumenti, all'interno di questi circuiti elettrici per essere raffreddati. Voi vedete che qua avete Equip Cooling Supply Exhaust. Questo qua è l'aria che voi prendete, la buttate all'interno per raffreddare questi impianti, questi sistemi. Se questo qua va in avaria, ti viene segnalato e tu devi fare altro che switcharli, in base ovviamente a dove si presenta l'avaria, se nell'exhaust o nel supply. Cioè uno ti dice, guarda che l'aria che teoricamente dovrebbe andare all'interno di questi strumenti, ad esempio la supply, non funziona, allora tu lo butti sull'alternate. Oppure ti dice, guarda che l'aria che deriva da questi strumenti che sono stati raffreddati non riesce ad essere scaricata, e tu la metti su alternate. Ok? E quindi, poi dopo lo comuni arrivi a terra che deve fare l'assistenza. Sì, ovviamente. Quindi, poi il recirculation fan, che cos'è? Quando voi utilizzate l'aria, parte di quest'aria esce dall'outflow valve. Cos'è l'outflow valve? È questa qua. La vedete? Per ora io non so con gli altri, io per ora no, vedo sempre... Con calma, vediamo se arriva. Ok. La vedete tutti? Ragazzi? Ah, ok, qui voli. Sì. Gli altri ci sono? Perché sento solo uno? Gli altri che fine hanno fatto? Io ci sono. Sì, io ci sono. Ok. Siccome arriva in ritardo, immagino, sto cercando di seguirti. No, ma ragazzi, nessun problema. Se vado veloce, se non avete capito una cosa, sono qua, non ho fretta, mi fermate e ripetiamo, non c'è nessun problema. Quella lì entra l'aria da quel buco e riesce da questo buco. Parzialmente tutta l'aria. Parzialmente esce, l'altra parte viene riutilizzata. Viene buttata all'interno di questa mixed chamber, è una camera dove viene mixata attraverso altra aria. Questo per evitare che i pacchi, cosa sono i pacchi? Ecco qua, pacco di sinistra e pacco di destra. Adesso ditemi quando avete l'immagine che così vado avanti. Allora io c'ho sempre l'aeroplano. Arriva. Quel buco. Ecco, ora siamo su dove c'è la lancetta duct press. Esatto. Volgarmente i pacchi sono i climatizzatori di sinistra e di destra per evitare che questi qua si surriscaldino. Quindi si utilizza aria riciclata, filtrata, e si va ad aggiungere parzialmente aria fresca, in modo tale che l'aria ha già una temperatura utile per i passeggeri. Ho capito.
Quindi questi sono i pacchi. Non si butta via niente. Hai capito niente? No, dico, no, come no. In cucina non si butta via niente. No, 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 no. Ovviamente se voi li mettete i pacchi su off, guardate come va, come si dovrebbe alzare. No? E perché stronzo? Ah, sì. Ecco qua. E questa qua, se voi li mettete su, su off, la cabina rimane senza aria condizionata. Ecco perché quando si vanno ad accendere i motori si spegne l'aria condizionata, perché quell'aria lì serve, che deriva dall'APU, serve per avviare i motori, se no non si ha abbastanza pressione. E io non ho capito invece l'isolation valve, se me la puoi ripetere, per favore. Non l'ho ancora detta, quindi adesso te la ripeto. Ah, ok. Allora, capito di circulation fan? Sì. Sì. Tutti quanti capito di circulation fan che cos'è? Sì. Ok. Sì, sì. I pacchi, volgarmente, abbiamo capito che cos'è? Sì. Ok. Sì. Allora, guardate l'isolation valve. Io adesso la metto prima sotto e poi su close. Guardate che viene fuori. Viene fuori che la lancetta di destra va a zero e quella di sinistra rimane lì ferma. L'isolation valve è una valvola che permette di mettere in comunicazione o isolare i due impianti, i due pacchi di sinistra e di destra. All'accensione noi lo lasciamo su open, perché avendo solo l'APU, l'APU viene dalla parte di sinistra, quindi dal motore, non è dal motore, ma viene dalla parte sinistra dei pacchi. Io per avviare il motore numero 2 devo far andare dal lato destro, quindi ho bisogno che questo qua sia aperto. Ok? Una volta che io ho acceso i motori, poi vi farò vedere la configurazione, una volta che ho acceso i motori è questa qua. E la PU lo spengo, ipotizzando che i motori sono accesi, ok? Questo cosa succede? Che se noi dovessimo avere una avaria, il pacco che non funziona, funziona male, o un engine failure, questa isolation valve su auto si apre in automatico quando la pressione si abbassa di un certo tot e mette in comunicazione i due impianti. Ok? Ok. Tutto chiaro? Al momento sì, dopo riguardarsi tutto. Ragazzi, ci vuole un po', Allora, io ho trovato... Spieghi il facile. Il chi? Mentre lo spieghi, dico, è facile. Ah! Al momento è facile. Poi dopo, vediamo. Ora, alternate e manual. Era venuto fuori una domanda sul 737 e non l'avevo vista. Allora, l'autofail. L'autofail dice, guardate che il sistema di pressurizzazione automatico se n'è aiuto, se n'è andato via a mignotte. Noi dobbiamo decidere di metterlo sull'alternate. E quindi è un sistema automatico in modo alternativo che cerca di mantenere la pressurizzazione. Qualora dovesse fallire anche questo, si viene il master caution e bisogna metterlo su manual. Il manual tu utilizzi questa qua. Allora, vedete la lancetta che si chiude? Aspetta, perché arriva in ritardo. Sì, 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 tranquillo. Bene, ragazzi. Sì, ecco, una manual. Qua, manual. Visto? Ah, e la lancetta va... Sì. Scende. Cabin clip. Esatto, ovviamente adesso la rimetto su manual, su auto, e lei si riapre perché la ripressurizzazione ritorna in modo automatico. E se vedete sulla sinistra il cabin climb varia ancora. Guardate, poi anche qua sulla sinistra come si muove. Sì. Ok? Ok. Questa parte qua è chiara? No, vabbè, io comunque, Fabrizio, non ho il concetto, ma in ogni caso della pressione, magari poi dovrebbe essere più approfondito. Okay. Non so bene come funziona da un punto di vista fisico anche. La pressione, questa qua, dici, quella del duct pressure dell'aria condizionata?
No, no, in generale come concetto, cioè noi volevo un attimino capire un po' dalle basi se si può. Ok, però devi farmi una domanda un po' più specifica. Sì. Cerca di farmi capire che non ho capito dove vuoi arrivare. Penso di aver capito che voglio dire almeno. Cioè, man mano che saliamo, che succede? Che succede? Allora, ok. Allora, l'aeroplano ha una pressione, adesso dove siamo qua, noi siamo a livello medio del mare, quindi abbiamo una pressione di 1013, ok? Sì. Sì. Se tu mantieni questa pressione, man mano che sali all'interno, cioè sarebbe una figata unica, però non puoi, perché? Perché la pressione esterna diminuisce. Ora, vedi l'aeroplano come un palloncino. Se la pressione esterna diminuisce, la pressione che c'è all'interno è ben maggiore e quindi tende a far espandere la struttura dell'aeroplano. Quindi la gonfia come un palloncino. E ovviamente l'aeroplano ha un suo limite su questo, non può avere questa espansione così elevata. Il limite dove lo troviamo? Lo troviamo qua. La differenza di pressione che c'è tra l'interno e l'esterno dell'aeroplano non può oltrepassare 9.2, 9.3, una cosa del genere. E questo è il limite. Altrimenti l'aereo è come dire, ipoteticamente, che scioppa, che va boom, e questo non può essere. Quindi cosa deve fare l'aeroplano? L'aeroplano deve diminuire la pressione che c'è all'interno. È ovvio che se noi saliamo a 35, 38, 40, 41 mila piedi, non possiamo avere la pressione quella lì esterna. Deve mantenere una pressione comunque sempre maggiore. La pressione all'interno dell'aeroplano non salirà mai al di sopra di 10.000 piedi, perché è un limite previsto fisiologico delle persone dove riescono a respirare. Quando noi respiriamo, per far avere il scambio dell'ossigeno nelle particelle, abbiamo una pressione minima necessaria per poter fare questo scambio. È ben maggiore del 10.000 piedi. Quindi Fabrizio, dentro non c'è sempre una pressione no. Standard? No. È come tu fossi in alta montagna dentro l'aeroplano. Esattamente. Devi farti respirare, però devi esplodere. Esatto. Ma infatti tante persone che soffrono, che senti problemi di orecchie raffate, vari problemi di sinusite e quant'altro, proprio per questo motivo. Che tu comunque tendenzialmente è come se andassi in alta montagna. Ho capito. No, io pensavo addirittura che pressurizzasse dentro e fosse tipo sommergibile, cioè talmente no. Resistenza, lui pompa l'aria dentro. No. Fabrizio, allora a questo punto me li puoi spiegare velocemente questi tre display qua con la pressione rotondi, con le lancette 1, 2 e 3. Allora, partiamo dal più piccolino, questo qua. Quale? Quello là? Adesso dovresti vedere dove è puntato il cursore. Quando lo vedi, dimmi. Ora c'è Alt Horn Cutout. Tu sei su Alt Horn per me. Allora c'è la freccia. Ecco, c'è la freccia che gira sul Calvin Klein. Esatto. Quello lì ti indica se la cabina, sì, la pressione interna della cabina sta salendo o scendendo. Della cabina, proprio della cabina di pilotaggio, ok? Sì. Questo. Ok. Se tu sali, ovviamente deve salire anche la pressione. Quindi la cabin pressure deve salire, tu non sei più a 1013, ma man mano inizia a salire. Qua ti dice la di... ok, quindi questo qua è per il cabin climb, scusate perché so che voi avete ritardo, quindi devo un attimino rallentare, d'accordo? E lui qua dice il cabin climb, dirà lui 5, 1, 2, 3, 4... Allora, 1 è 1000 piedi, o un cabin climb con un rate di 1000 piedi è tosto, Tendenzialmente si cerca di essere sui 500 piedi per farla più regolare e tranquilla. Ok? Ma cosa significa il cabin climb? Scusa, Ivan. Cosa significa che io leggo 500 piedi? Lui ogni minuto ti fa salire la tua pressione interna della cabina di 500 piedi. Ok, sì. Quindi si cerca tendenzialmente di farla sempre limitata, perché se tu vai a 40.000 piedi
non è che la tua pressione di cabina va a 40.000 piedi, ma va a 10.000. Quindi ovviamente sale molto più lentamente, molto più lentamente. Tanto che i primi 4, 5, 6.000 piedi la pressione, il cabin rate, rimane stabile, non sale. Poi incomincia a salire delicatamente per evitare problemi alle persone. D'accordo? Se tu vai quello di sopra, la scala grande esterna ti sta a indicare la differenza di pressione che c'è tra internamente all'aereo ed esternamente, quindi la pressione atmosferica. Questo perché? Perché se la pressione va oltre i 9, l'aereo può subire degli stress strutturali e quindi bisogna fermarsi e eventualmente c'è una avaria alla pressurizzazione e quindi bisogna agire manualmente. L'aereo si sta gonfiando troppo e rischia di esplodere. Mentre quella dentro più piccola? Mentre quella dentro ti sta a indicare la quota che c'è all'interno dell'aeroplano. Ah. Quindi tu hai un bang forte, la prima cosa che fanno i piloti è si va a udire il bang forte. Ci bang che tu senti? Cioè, senti la lamiera? Proprio un bang, vuol dire che hai una depressurizzazione in corso, qualcosa si è rotto, si è spaccato, un cedimento strutturale, qualsiasi cosa. Tu vedrai questa qua, il cabin climb, salire come un pazzo, vedrai la differential pressure ridursi e vedrai la quota di cabina iniziare a salire e andare oltre 10 fino a 14, 15 mila piedi, quindi va a prendere la quota che tu sei. Sì, sto e quindi a quel punto addosso, poi qua si comincia a sentire un rumore forte, tu dovresti cliccare questo alt horn cut out che vai a bloccare la sirena. Ovviamente però prima devi fare le memory items per la cabin depressurization. Le azioni di memoria, quindi ci sono vari eventi, engine fire, severe damage, separation, cabin depressurizzazione dell'aeromobile, che tu non puoi aprire la checklist e leggere, ma devi fare le azioni a memoria, perché non hai tempo. Certo. E quindi è, ad esempio, per la depressurizzazione, mettere la maschera, selezionarla al 100%, la maschera dell'ossigeno, stabilire il crew communication, quindi io riesco a comunicare col primo ufficiale o col comandante, e dopodiché si va a fare questa azione che vi dicevo, cioè mettere su manuale, chiudere l'outflow valve e vedere se si riesce a regolare la pressione di cabina. Se non è le maschere già sono scese, però le maschere per i passeggeri sì. Ah, ok. Però le maschere dei passeggeri hanno una quota, la tua è tutta un'altra, cioè i passeggeri 14.000, te 10.000. Ok. Quindi si spera che tu intervenga prima che i passeggeri ne possano soffrire. Però se il danno è enorme, è chiaro, evidente che anche loro dicendo le maschere. Fabrizio, scusa, allora io così l'ho buttata lì. Sì. Se io per esempio sono a 15.000 piedi e leggo un valore che è sopra i 9, sono nei guai, ma anche se leggo un valore 1 sono nei guai. Se io sono a 15.000 piedi, no? E leggo un valore oltre i 9, vuol dire che sto andando troppo, vabbè, l'aereo si è gonfiato troppo. Allora, se leggo 1, vuol dire che sono nei guai pure. Come differenza di pressione, se sei a 15.000 piedi, sì, ovviamente sì, però allora la differenza di pressione, tu quello che vai a guardare il valore è il giallo e il rosso. Dopodiché, quando si comincia ad abbassare, tu non lo guardi più, ma guardi la cabina. Se la cabina va 10 e oltre, allora sei nei guai. Sono questi i modi in cui tu guardi questo strumento qua. Capisci cosa voglio dire? La lancetta grande si abbassa. Se, per esempio, c'è una perdita di pressione, la lancetta grande con la differenza di pressione si abbassa, sì, no? Sì. Si abbassa, si abbassa, certo, perché la differenza si azzera praticamente, certo, e quindi sei nei guai pure. Sì, sì, okay, sì. Sì, ok. Capito, ragazzi? E manca l'ultimo display, quello là dove c'è scritto manual,
Valve, open, close. Ah, no, cosa ve l'ho fatto vedere prima. Lo controllate con questo sistema qua. Allora, il sistema lavora automaticamente. Automaticamente a due canali. Auto e alternate. Se tu hai un'avaria, che ti richiama questo qua, scusate, auto fail, tu hai la checklist e lo metti su alternate. Il sistema è sempre automatico, ma col secondo canale. Se anche quello scioppa, devi metterlo qua su manual e l'outflow valve, che è quella valvola che vi ho fatto vedere prima, ve la dovete regolare manualmente. Quindi cercarla di chiudere in modo tale da mantenere la pressione interna, cercarla di ristabilire e ve la dovete lavorare manualmente. Manualmente vuol dire apri, chiudi. Sì, è molto sensibile, quindi è cazzuta la cosa. Ok? Sì. Posso fare una domanda? Sì. I PAX prendono l'aria dai motori, giusto? I PAX prendono l'aria dai motori, sì. Quindi quella che respiriamo quando siamo a bordo è aria dal motore, giusto? È aria che viene dal motore, filtra, non è l'aria che viene presa dallo scarico. Allora, l'aria viene presa da questo fan, d'accordo? Poi viene incamerata dentro varie camere, compressa, riscaldata, iniettata col carburante, poi c'è l'exhaust. Ma quella è una piccola parte. Stragrande maggioranza del carburante, dell'aria passa fuori. Quindi è un fan, non è un compressore. Quindi praticamente l'aria viene, avvolge questa parte qua e passa esternamente. C'è un'area che viene presa tra il 9 e il 14 stadio del motore, che è quella che viene utilizzata per poi essere pressurizzata. È ovvio che non fa parte dell'area che viene messa col combustibile, se no si muore tutti. È aria che comunque viene presa da fuori, nella parte del motore, non ancora iniettata col combustibile ovviamente, e viene filtrata e purificata. Quindi quella passa fuori dalla fan, passa fuori dalla camera di scoppio, la turbina... Sì. Sì. Però arriva va fuori, ho capito. Ed è aria calda. È aria calda che poi viene compressa. Quando viene compressa, aumenta ancora di più la temperatura. Viene raffreddata con l'aria che entra da questa parte qua, quello che vi ho fatto vedere prima. Sì, sì. Perché quando tu vai in quota poi l'aria si raffredda, viene bella gelida, gli dà una bella raffreddata come una serpentina del frigorifero, viene raffreddata parecchio, dopodiché viene, prima era compressa, poi viene rilasciata. Una volta che viene rilasciata si raffredda ancora di più e funge da aria condizionata. Viene aria bella fredda, la quale poi viene miscelata con l'aria calda che viene separata inizialmente, come con queste manopole qua, queste qua in alto. Quindi lì li tornate ad aggiungere dell'aria calda per avere la temperatura desiderata. Quindi si raffredda per espansione, praticamente, l'aria. No, allora, viene fatto questo concetto, viene compressa, eliminata dell'umidità, per via della compressione. Quando viene eliminata dell'umidità viene raffreddata, e tu sai bene, probabilmente non sai, te lo insegno adesso, che l'aria, se è umida, si raffredda con un ratio diverso rispetto all'aria secca. Sì, sì. Si raffredda più lentamente se è umida. Quindi se noi la comprimiamo, gli togliamo l'umidità e la raffreddiamo, poi quando si espande si raffredda più velocemente. E qua, sì. Qua il trucco. Sì. Sì, 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 è vero. Un po' come quando si mette il demitifinatore insieme all'aria condizionata. Esatto. Si aspetta fino a perché. Esatto. Ragazzi, qua siamo ok? Sì, insomma. Lo so, c'è tanta roba.
tanta, ma tanta, tanta, tanta. E ancora non sto parlando di tutto, se... è un primo passo. Dai. Sì, bisogna prenderla piano piano, ragazzi. Mm-hmm. Almeno ci vuole un'altra volta, almeno, specialmente su questa parte qua, questa è molto, 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 molto... Guardate, quello che voi dovete sapere è che come così configurato il pannellino, sì, siamo... cioè, scusate, voi dovete sapere configurare il pannellino per la messa del moto dei motori. Come esatto. Configurato adesso è fermo con l'aria condizionata per mantenere un certo comfort dei passeggeri. Sì, quello che, quello che farò adesso, 1, 2 e 3, anti-collision on, è la configurazione per iniziare ad avviare i motori. Sì, sì. Ok? Quindi, adesso io sono pronto. Scusate, vista. Mi sentite? Sì, ok. Sono pronto per avviare i motori. Allora, si comincia sempre col motore numero 2. Allora, vediamo. Eccolo qua. Lo si mette su ground. Adesso qua incomincia a salire. Si aspetta che arrivi al 25% e si inserisce il carburante. Non sì. 20. 25 e la butto dentro, inizia a partire il fluid flow, eccolo qua, l'N2 e l'EGT che è qua incomincia a salire, l'N1 anche. Una breve frase sul N2 e N1. Ok, adesso ve lo dico. Ma so che c'è un'enciclopedia, però magari... No, è molto semplice, molto semplice. Ecco qua. Ha fatto lo start cut out e siamo a posto. Allora, vi ricordate che vedo che c'è un compressore interno e un compressore esterno? L'N1 è questo qua. Questo che vedete girare fuori. Mentre che vediamo affrontare, sì, no? L'N2 è quello che va a trovarsi qui dentro, è quello più piccolino, è quello che praticamente fa il lavoro di comprimere l'aria, scaldarla, e quindi è quello il motore a compressione praticamente. Questo è l'N1, quello davanti, e quello di dietro interno è l'N2. Sì. Ah, e dietro c'è l'N2, forse si vede. Sì, ah, è quello piccolino all'interno. Sì, sì. Sì, sì, quando Fabrizio tiri su le levette di cutoff, no? Lui inietta solo il carburante, le candelette di accensione, i pezzi elettrici dentro, sono già accesi o è in quel momento lì che si accendono anche quelli? Lo fa lui quando parte il carburante. Quando okay. Parte, ragazzi, quando parte il carburante c'è tutto un sistema di controllo, che ve lo faccio vedere. Perché non so se funziona uguale nell'elicottero. È questo qua. E l'ECC engine. Aspetta, qua non si vede bene, ragazzi. Ve lo faccio vedere qua. EEC. Electronic engine control. Spiegare questo qua. Iniziamo oggi, finiamo domani. È un casino fotonico. Lui praticamente controlla tutti i parametri, controlla l'N2, controlla l'EGT, controlla il fluid flow e fa le varie modulazioni, è lui che gestisce tutto quanto. È complicatuccio questo, eh? Ok, quindi abbiamo fatto quello, ora facciamo anche questo. Dicevo Fabrizio, cioè l'accensione della turbina dentro sì. È simile, è uguale a quella di un elicottero o è diverso? Io l'elicottero non lo conosco. Cioè io adesso sono dentro l'elicottero, che parti il motorino, poi si sente accendi il pulsante dei piezi elettrici, si fa sti ti 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 ti
poi dopo ha cliccato off e si entra subito che fa e prende. Sì, inizia a fare rumore. Teoricamente sì, praticamente tu fai girare questo compressore interno, la turbina interna, che è quella praticamente che inizia a prendere l'aria e la comprime. La comprime, la riscalda a una temperatura alla quale noi riusciamo a far bruciare e incendiare il carburante. Quando arrivi a quella temperatura lì, tu butti dentro il carburante, quindi con il cutoff, si apre, si apre la spar valve, questi qua, quindi tutto quanto il carburante comincia, vedi l'engine valve, e quello, praticamente indica che il carburante sta andando all'interno. Butta dentro il carburante, viene controllato dall'EEC, la quantità di carburante che va dentro, controllando l'EGT e come aumenta, e parte la turbina, si inizia a prendere il giro di autosostentamento, perché poi non hai più nessun'altra iniezione all'interno. Certo, sì, sì. Si spegne tutto, hai un autosostentamento del motore, cioè il motore non è come quello della macchina, è totalmente diverso. Ok, ragazzi? Quindi il motore... Adesso è partito, quindi noi dobbiamo iniziare a fare l'altra procedura. Senti una cosa, Fabrizio, però se posso fare la domanda. Ma, ad esempio, se tu vai su YouTube, no, e scrivi accensioni motori, cioè, trovi magari 10 video dove tutti e 10 sono un po' diversi fra loro, cioè c'è chi mette prima le fuel pump, poi chi mette prima una, poi l'altra, ma dico alla fine, va sempre bene o c'è una procedura sola che è quella che ci hai fatto vedere te? Bravo, quella che ti ho fatto vedere io. Metti tutte le pompe già inserite e poi fai con l'accensione dei motori. Ma altrimenti che potrebbe succedere? Perché ad esempio vedo chi fa prima... Allora, in teoria c'è un suction, cioè il motore riesce a succhiare il carburante, però non va bene così. Non è la procedura sua. Può anche non arrivarci, può anche non accendersi il motore. Cioè perché non deve avviare la pompa? La pompa la devi avviare... in modo tale che tu quando inizi a accendere il motore vada con le sue pompe, insomma, non, cioè siano le pompe a far arrivare il carburante al motore, non il motore far arrivare per la suction, non funziona così. Io poi ho una domanda, Fabrizio, prima di passare avanti, che mi riporto un attimo indietro. Io avevo letto tempo fa che per avviare la PU, qual è la pompa, la prima pompa, no? la pompa di sinistra. La pompa di sinistra, ma questa cosa non ti crea un imbalance, no, vero? Sì, te lo crea. E se lo tieni troppo a lungo devi cambiare la pompa, quindi metti quella dell'altro... Ecco allora. Sì. Perché io l'imbalance ogni tanto me l'ha capitato in volo, di qualche chilo, qualche decina di chili. Ma noi abbiamo la possibilità di avere 453 chili di imbalance, fin lì non è un problema, dopo devi sistemare. Ok, e perché allora, come mai non si accendono simmetriche tutte e due? Non sarebbe meglio accendere simmetriche le pompe? Tu le puoi accendere simmetriche, però la PU prende sempre dal serbatoio di sinistra. E non puoi aprire la valvola di solamente? La valvola certo, di solamente. Ma allora quello che fai, tu inizialmente la attivi con quello di sinistra, o se vedi che il serbatoio di destra è più pieno, attivi con quello di destra e apri il crossfeed. Il crossfit, scusa, volevo intendere. Sì, questo se io apro il crossfit mi salvo dall'imbalance, giusto? Sì. E lo posso fare allora io in accensione? Cioè. Ah, ok. Pensavo fosse proibito. No, in accensione la più, tu dici, vero? Sì. Lo fai, lo si fa, non è un problema. Ok? Quindi la crossfit non è un tabù. No. Però poi deve essere chiusa, dopo. Dopo che tu hai fatto l'accensione dei motori, esatto. Okay. Ecco Fabrizio, due domande. Ma perché una è perché deve essere chiusa? Perché uno per semplificarsi la vita la potrebbe lasciare sempre aperta, deve essere chiusa. E questa è la prima domanda, poi tu mi spieghi il perché. E la seconda mi sembra di ricordare che una volta tu avevi detto, insomma, se era tutti insieme si parlava di più o di meno. Tu dicesti la più parte anche senza le pompe di carburante attive. Sì, ma per lo stesso ragionamento dei motori. Perfetto. Guardate. Però sempre per il ragionamento uguale dei motori, dici perché fa funzionare in modo. Esatto, vedete che il motore non si spegne? Io posso anche decollare adesso, il motore non si spegne.
e succede questo anche nella realtà, però non è una procedura. Certo. Cioè, in questo caso è il motore che si prende il carburante, ma non deve essere così, è il carburante che viene, è la pompa che porta il carburante al motore. Certo, lui c'è la depressione, però ci potrebbe essere qualcosa di critico. Esatto, cioè, esatto, esatto. Non funziona in quel modo. Soprattutto ad elevate richieste di carburante del motore, ci potrebbe essere un flame out. Ok. E risposta, sì, il crosswind, perché viene lasciato chiuso? Perché se tu hai una perdita del carburante, tu devi capire dove viene. Se tu c'hai la perdita e lui continua a equilibrare, ti mangi fuori tutto il carburante. Ok? A tutto c'è un perché. Sì. Allora, facciamo la procedura dopo l'accensione dei motori. Allora, metto in bus questi... originariamente erano in questo modo qua. Allora io, 1 e 1, 2 li metto in bus. E qua li vedo, i generatori li posso anche controllare. Ok? Fatto questo, vado qua. Questo. Peccato che ti vediamo in ritardo. Ah, ma penso che vi arrivi tutto quanto comunque. Come? Dovrebbe arrivarvi tutto quanto in ritardo, ma dovrebbe arrivarvi. No, rispetto a quando tu lo dici, ci arriva dopo. Perché c'è uno sforzo ulteriore, cioè che la materia è difficile, c'è uno sforzo ulteriore. Ok, quindi sono arrivato all'engine sa switch, che vanno messi su continuous. Sì, bene. Ok, quindi quello l'avete visto. Ora, io sai, scusami, dimmi. Torno indietro di tanto, perché purtroppo mi sono dovuto assentare, ma molto velocemente. Sì. Poco fa ho visto che prima dell'accensione, per quanto riguarda nell'overhead, l'electric pump, tu hai fatto solo le B e non le A. Un accenno, perché? Allora, molto semplicemente, tu quando fai il pushback, sì, e ti agganci al rotino anteriore, esatto, il sistema idraulico là va a azionare il rotino, quindi se tu lo depressurizzi, lo annulli, lo depressurizzi, quindi non vai a creare nessun problema all'impianto. Ok, va bene, ok, okay. Io ho perso solo questa parte. Ok, grazie. Prego. Perché, okay. Perché il diciamo la ragosta che comanda il rotino, no? Sì. Chiamata in gergo. Sì. Ok. Ok, poi siamo qua e mettiamo system e mettiamo giù il flap a 5, che è il flap con cui decollo. Sì. Si attende che arrivi il flap a 5. Ora, una volta che arriva il flap a 5, verrà la lancetta verde, io quello che faccio è controllo delle superfici mobili. Ok, flap a 5, luce verde. Quello che faccio è chiudo questo, premo il master caution e non si deve accendere niente. E non si è acceso niente, è rimasto illuminato. Quindi questa parte è completa. Dopodiché, quando faccio il taxi, metto queste luci qua. Quando mi fermo le spengo, mi allineo in pista, strobo e steady e tutte le luci accese. Eccoci qua. Scusate. Questa è la configurazione. Ecco qua, questa è la configurazione di quando sono pronti in pista per dare il decollo. Ok? Okay. Una volta che sono in pista, allineato, mollo i freni al parcheggio, mantengo sempre i freni. Porto... Hai anche attivato il trasponder, Sì, aspetta, bravo, sì. Ecco qua, bravo. Allora, arrivo al 40%, quando è stabilizzato al 40%, premo un toggle che sta qua, nella manetta, e lui va su da solo. Adesso seguo la velocità che mi va da su. Vedete, ricordatevi che sono con la summit temperature 45 e sono col derail. Vedete come accelera lentamente?
è molto molto soft, molto easy nella, nella corsa. Però io sono a tessera, io so che col peso che ho se la faccio a decollare, e se non ce la fa a decollare fatta una figura di merda. Ok, di uno si ruota, mai superare, dirà, mai superare 10 gradi prima che l'aereo si stacchi dal suolo. Ora tolgo l'audio, scusate se non sente niente. Dicevo, mai superare la rotazione di 10 gradi prima che l'aereo si stacchi dal suolo, altrimenti tail strike. Io ho superato i 400 piedi, autopilot in comando, e io sono a posto. Adesso l'aeroplano va lui da solo. Mai superare i 10 gradi, se no fa... tail strike, quindi io quando faccio la rotazione... sarebbe, scusami... tocco la coda nella pista. Ah, ok. Quindi arrivo a 10, devo fermarmi leggermente prima... quando vedo che il variometro inizia a salire, ok, continua a tirare e seguo il fly director. Ok. Ci tornerai dopo. Sì, dimmi, 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 tanto adesso è tranquillo. Sull'orizzonte artificiale, le diciture verdi in alto. Sì. Le tre diciture verdi. Sì. So che sono molto importanti. Sì, vi stanno a indicare il modo in cui state volando. Ah, scusate, vedete, io sono ancora a 2400 piedi. L'aereo, come indica qua, è in climb 2, però io sono ancora con la velocità di decollo, quindi non sta accelerando. Non vedo niente. Arriva. Carmelo si spera. Ecco qua, adesso sta abbassando il musetto. Calma, Carmelo, calma. Ci vuole un po' di pazienza, arriva in ritardo, ma... Minchia, c'è Carmelo, gli sale la pressione. Adesso io sto arrivando a flap a 1 alla speed e quindi retraggo il flap. E poi mi fermo perché c'è la restrizione che sopra un punto deve essere a velocità di 200 nodi e la mia flap up speed è al di sopra. Quindi io mantengo flap a 1 finché non passo quel punto e poi pulisco letteralmente tutto quanto. Lo stai leggendo a sinistra, flap 1, flap up? Qua. I verdi. Qua, dove c'è la manopolina dell'RTO, dell'autobrake? No, io parlo della... Sì, scusa, ho capito, scusa, sì, qua, esattamente. Nel nastro della velocità, sì. Lo leggi accanto? Sì. Quello vuol dire flap 1, flap up? Qua dove c'è l'1 vuol dire che il limite del flap a 1, per cui puoi entrare. Flap up, ecco, adesso ho passato il punto, vedete che è andato a 2.30? E quindi guarda, siamo a 200. Adesso tolgo il flap, dai che arriva. Aspetta, siamo a 200, 201. Vabbè, ecco, è andato a 230, ora appena arrivi là lo togli. Sì. Ok. Che io vedo proprio bene. Ecco, ora è arrivato su up e tu li togli. Bravissimo. No, ragazzi, voi avete 20 secondi, io ho un minuto e mezzo. No, vedo ritardo anch'io. E ho la fibra, Ma dipende. Grazie. No, ma dipende. Tra voglia della fibra, se dall'altra parte non ce la fa. No, dall'altra parte lo so. Dopodiché, comunque, abbiamo fatto tutto quanto. Adesso facciamo l'after deco checklist. Carello, su off. Io devo andare, sono le 3, ma per me sono le 2 ancora dentro il mio stomaco. Devo andare a mangiare, ragazzi. Ci vediamo dopo. Vai, ci vediamo dopo. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao. Ecco qua. Io ho fatto l'asta di cos'è. Non c'è la quota per l'abbattimento dei rumori? È quello che ho fatto io. 1.500-3.000. 1.500-3.000, sì. Ecco, adesso lui arriva alla mia quota e quindi si stabilizza 2.500. Adesso io dovrò fare dei passaggi un po' veloci perché stiamo per arrivare all'arrivo. Perché è molto. Allora, fatemi vedere se c'è una holding. No, ok, la holding è riferita. Io vado qua, seleziono. Fabrizio, già lui è andato via perché non gli piaceva il nuvolo. Ha detto prima che vedo le nuvole, vado via. Non più. Andato via? Ecco, no, c'è. Allora, io metto il flap a, in questo caso 40.
lo seleziono, il course leggete, lo trovate qua sull'FMS 88 175 110 75, quindi vado su 88, lo devo mettere per fare l'autoland su ambo i lati, ok, e devo mettere attivo su ambo i lati il DLS, se no non funziona. Questo anche nella realtà o solo? Sì, sì, no, 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 è... Poi Ronchi è una pista abbastanza lunga, ma noi ci pariamo il culo, mettiamo a 3 la minima, mettiamo sempre 200 piedi, scusate, la minima. Allora mettiamo 200. Che stai facendo? Sto settando la minima. Ce la spieghi, me la spieghi la minima? La minima non è nient'altro, quello che tu leggi nella cartina per capire se devi fare, se hai la pista in vista o devi fare il go around, ovvero l'ultimo punto alla quale tu devi vedere la pista. Sì. Ok? Come l'ha fatta in The Hollow? Da dove l'hai? Allora io adesso la metto così sommaria, è da prendere le cartine. No, non dico, da dove l'hai settata? Non ho visto il... Ah, no, lo sto continuando a settare. Adesso ti faccio vedere dove c'è l'orizzonte artificiale. Vedi, sta variando un numerino verde in basso a destra. Vedi, ore 468, ore 430. Sì, ma dove... Da quella manopola dove c'è il bar... dove c'è il bar... Sì. Ok, facciamo 220, tagliamo testa al toro. Qua, stessa cosa. Quindi è il concetto inverso di quello che hai fatto quando siete online. Sì. Quindi lì in quel caso, arrivato a 2.20, ti fa l'annuncio minimo. Sì, vedi, continui. Non vedi, riattacchi. Okay, okay. Che è quello che faremo oggi. Oggi faremo un po' di procedure, tanto di carburante ce ne ho, se non ce ne ho lo rimetto dentro, che tanto non mi viene convalidato lo stesso. Ok, noi adesso stiamo facendo heading verso... Vedete, Ronchi, tra un po' si arriva qua, inizia a fare la procedura e si arriva. Una cosa ragazzi, la heading deve essere sempre settata bene in corso, ok? In questo modo, altrimenti è uno schifio. Non è che potresti pure far vedere sia l'escursione del carburante sia la rotta parallela rispetto a quella? Allora, il 737 non ha il fuel Jetson. E addirittura molti 330 neanche loro hanno l'optional. C'è il mio collega che lui vola sul 330 e mi ha detto che anche lui un buon 50-60% degli aeroplani non hanno quell'opzione. Un maximum landing weight comunque alto e comunque lo devi disperdere con le holding. Sì. Okay. Allora, quello che non spiegare che abbiamo un immortale, ma che cazzo stai dicendo? Allora, guardate adesso, offset 10. Niente, Ivan, potrebbe capitare che tu appena decollato, ok, hai bisogno di riatterrare immediatamente per un malore o per altre esigenze, ok? In quel caso tu sei carico di carburante e ci sarà un maximum landing weight che non ti permetterebbe di atterrare. Allora, tanti aerei, soprattutto quelli più grandi, penso hanno la valvola per lo scarico del carburante, che va fatta una determinata quota con determinate checklist. E da quello che ci dice adesso Fabrizio, in realtà il 737 non ce l'ha, quindi devi fare holding. Però ecco, mi viene se c'è un malato a bordo, fare holding e perde tempo, magari potrebbe essere dell'aria. No, a terra in overweight. Sì, sì. Ivan mi sa chiedeva come lo scarica, cioè nel senso la valvola di scarica la butto e poi quella si in teoria complica nell'aria. Allora ragazzi, io adesso vi faccio vedere un avvicinamento totalmente automatico, ok? Perché qualcuno di voi lo prova con lo zibbo e non gli funziona. Io adesso faccio qua il settaggio, non tocco niente, se non faccio figure di merda funziona. Il discorso dell'offset, adesso non funziona perché siamo troppo vicini e qui non te lo fa nella SID.
si va qua, menu, scusate, in ref, index, offset, viene messo tipo 10.r, quindi destra, right, e viene segnato qua. In automatico viene creata una rotta parallela di 10 miglia sfasata sulla destra per un qualsiasi problema, meteo o via dicendo. Ok, ma per tutti i punti? Tutti i punti, finché non viene chiusa. Finché non lo tolgo? Esatto. Nei confronti della star? No, no, in questo caso non te lo fa. Infatti guarda, stai attento, lo metto dentro e non me lo fa. Vedi? Ok, vabbè. Va bene, va bene, ottimo. La star la prende comunque sempre. Sì, 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 esatto. Allora, io che informazioni ho qua, ragazzi? Qua mi dice che la mia target speed di 240, che a quest'ora qua, tra 9 miglia, inizia il mio top of descent. Dopodiché io posso fare anche questo giochetto qua. Oh, ragazzi, qua si incomincia a entrare un po' sul difficilotto, eh. Slash 2230 e lo butto qua. No, non me lo prende, ma stronzo. Ora me lo prenderà dopo. Ci ho provato, vediamo senza slash. No, proprio non me lo prende qua. Perché quando inizierà la discesa lui mi metterà il flight path angle, il ratio di discesa, tutto quanto che mi servirà per arrivare con quell'angolo che desiderato, e quindi è utile per fare un continuous descent. Ora, come vedete, io adesso mi sto avvicinando al top of descent, che è qua, mi farà questa procedura d'arco per poi arrivare finalmente all'intercettazione. Lo faccio completamente manuale e automatico con relativo go around, ci facciamo il go around, arriviamo, entreremo in holding, ma qua c'è l'holding o... PMDG per un'altra cosa. Eccolo, via. Dimmi, scusa? Nav è disattivato di proposito. No, è attivato. Eccolo qua dove era l'errore, infatti. Allora, niente, mi aveva messo una holding. Allora, io adesso la ricreo, la holding, per scendere giù. Allora, faccio holding, me la metto qua, faccio una holding per riprendermi un attimino la quota, e poi ricominciamo. Adesso lui sta scendendo, perché l'ho cancellata, non era prevista quella holding, non l'avevo letta. Faccio un giro veloce, piegato un 360, e poi lui mi ritorna in quota. Io, come vedete, non sto toccando niente, cioè è tutto lui che sta facendo, io gli gestisco solo le varie cose. Lui adesso mi sta andando giù con la velocità, mi sta andando con una velocità di 2.18, e man mano comincia a scalare, adesso l'aeroplano scende, riprende la quota, perché siamo sopra di oltre 4.500 piedi, però vedete che comincia a riprenderla. Adesso ci facciamo questa holding, non era prevista, però la facciamo, dopodiché ci riallineiamo. Tanto comunque facciamo il go around, dopodiché facciamo una VOR, e fatta la VOR la facciamo VNAV, LNAV, tutta piena. Sì, allora qua tu non vedi la LNAV selezionato, adesso l'ho deselezionato, mi va in CWS e lo riseleziono, vedi? Adesso è verde, però era comunque già selezionato prima. Roberto, dimmi, Carmen. È tutto registrato, vero, questo video? Quindi poi noi lo vedremo. È tutto registrato e in teoria spero sia anche visibile dopo con audio, perché sennò ci perdiamo una bella cosa. No, perché lo dovrò rivedere almeno 378 volte. Sì, no, ma infatti questo è un bel video.
speriamo che va tutto bene, che stia registrando e che ci sia pure l'audio. Allora, io adesso sono qua così. Io nel bene o nel male dico, ma sai che c'è? Ma secondo me io ce la faccio, non mi serve di finire la holding. Io quello che faccio, vado qua, holding, exit hold, ed execute. E lui mi esce dalla holding. Ok? Ragazzi, ditemi che ok, datemi soddisfazione. Aspetta, ancora devi arrivare. Ma come, l'ho già fatto! L'ho provato una sola volta. Noi andiamo sulla fiducia, perché ancora exit, poi ok. Te lo diamo preventivo. Okay. Esatto. Sulla fiducia. No, io l'ho fatto una sola volta, Fabrizio, ricordo che c'è un punto di entrata, poi destra, sinistra, però devo... Sì, l'aeroplano lo fa tutto quanto lui, calcola lui l'entrata, in che modo far, cioè ti calcola anche il braccio. Tu ovviamente devi controllare che sia la virata giusta, il braccio giusto. Comunque te lo puoi anche modificare, cioè metti che l'attore o il radar ti dice ascolta, mi devi fare il braccio di 2 minuti, tu lo puoi tranquillamente modificare, non è un problema. Visto, lui mi sta andando su Ipno, come cazzo si chiama? Me l'ha saltato, sì, mi va giustamente su AF001. Siamo 500 piedi al di sopra del path nominale, però vedete che stiamo recuperando, quindi io sono tranquillo e fiducioso. Ecco, come vedete lui adesso sta iniziando a livellare perché siamo arrivati giusti. Vedete che stanno allineando le due, la freccetta questa qua sulla sinistra e il path. Vedete, adesso sono giusti e quindi siamo perfettamente allineati. Ora mi sta facendo una virata che io non la capisco, ma... Non mi fido. Adesso mi dovrei fare la virata a destra e non me la fa. Allora io la riprendo. E facciamo così. Eccoci qua. Non so che cazzo ha preso, ma va bene. E adesso ritorniamo sul punto e andiamo a intercettare. Purtroppo modificando così con la holding che era prevista, io l'ho tolta un po', mi crea problemi. Se no, anche quello che posso fare, ma no, siamo giusti. Adesso gli sta andando sul punto e poi si intercetta gli LS. E adesso quello che faccio è mettere attivi 2 LS. 1 e 1, 2, vado a controllare qua che venga riconosciuto, e poi una volta che siamo, si può fare un'altra cosa che dovrei dirvi, però adesso la ometto. E adesso sta decelerando, è andato sulla flap up speed che è questa qua, il glide e localizer sono riconosciuti, man mano stanno arrivando, metto una quota più bassa, lui mi sta indicando di nav path. E che non ti si può fare le domande dopo, però se si ascoltasse l'audio direttamente dai video e si andasse di qua, la voce sarebbe tutta un sincrono. Io adesso quello che faccio, lo aiuto, inizio a mettere giù il flap e seleziono l'approach e il second autopilot in modo tale che faccio un autoland. Non mai che non ti prende il glide nella realtà? Sì, può succedere. Raramente, in quel caso se hai la visibilità buona, fai direttamente un manuale oppure un go around? Ci sono varie filosofie, quindi teoricamente dovresti fare il go around. Ah, ok. Però se, diciamo, se il tempo è buono, si va col vertical speed o col V-nav. E alla torre cosa comunichi? Che
che il glide non è, aspetta, reliable. Ok, siamo a 2600 piedi, ci stiamo per allineare totalmente, quindi metto l'heading on course 087. La velocità è buona, vedete, tra un po' mi allineo e fa tutto quanto. Io non sto toccando niente, né speed, niente. Eccolo qua, Warlock Capture, lui si allinea. Fabrizio, domanda, ma lui proprio deve toccare terra, quindi tu sarà soltanto la reversa, giusto? E hai la voce che va e viene, puoi ripetere? Ecco qua, il glide slope è catturato, scusa, dimmi. Ok, dico, l'unica cosa che tu toccherai sarà soltanto il reverse. Sì. Una volta sì. Perfetto, una volta effettuato il touchdown. Esatto. Ok, sono 2300 piedi, giù il carrello e il flap a 15. Adesso sì che devo andare io. L'autotrust rimane attivo. Sì, però in questo caso adesso devo andare io a comandare la velocità nella IAS, okay, nella speed. Perfetto. Quindi box. Dovrei toccare soltanto tre cose, carrelli, IAS e... Esatto. Una volta intercettato sì. Armo il speed brake. Ah, qua, speed brake. E poi, poi in continuous tutte cose. Giù il carrello, infatti, adesso li metto. E mi metto col flap a 40. Star switches continuous. Ipotizziamo che è stato tirato lento. Tutte le luci on e via. E io sono a posto. Io adesso vado giù, tranquillo. Mi fumo una cicca, mi bevo il caffè, la pista in vista. O anche non in vista, chi se ne fotte. Tra un po' mi viene... 4.000 euro al mese sti piloti. Tra un po' verrà fuori Flerarm rollout. Eccolo qua. L'avete visto? LN3. Eccolo. Che significa quella voce lì, Fabrizio? Categoria 3, full auto land e funzionante. Ok. Se ti viene no auto land, non può, non è funzionante. Ok, però questo, questa voce appare soltanto quando c'è il pilota attivo? Sì. Ok. Ora, signori, tutto è bello, però c'è Gianluca col PC12 che caga il cazzo. Riesco a pizzarlo? Ma scusami, tu c'hai il tempo di toccarti il pisellino quando sei in finale? No, di solito me lo faccio sempre toccare. Ah, ok. Mannaggia che non riesco a selezionare la manetta. Dai. Vediamo. No. Che stai facendo, Fabrizio? Sto cercando di fare il guaramo, non riesco a trovarla. Il monopolino. Ma per premere il toga? Sì. Eccolo qua, toga. Andiamo su. Si va in go around. Una volta si mette il flap a 15, dopodiché si tira sul carrello che siamo in lato positivo. Andiamo flap a 15, ok, e si va su. Ora adesso man mano ha già iniziato l'accelerazione, vado sul LNAV, non me lo prende perché... Quindi tutti i flap alzati, tutti in grado. Sì. Quindi su anche questo. Adesso il tastino, pressa poco, fammelo vedere con... E sulla... Eccolo qua, via, che va su. Vediamo se retrae. Adesso chiamo la procedura. E messo il pannopolino quello che si prema al decollo, è lo stesso identico, sai? Ah, ok, perfetto, ok, grazie. Vabbè, ce l'abbiamo sia sul sui thrust che accanto al tasto terra, in sostanza, sì, della vita. Perfetto, grazie. Noi sullo Zibo invece ce l'abbiamo, ragazzi, il tasto mic e lo del toga, va bene? Ce l'ho sul joystick. Vabbè, comunque, a livello visivo il tasto mic sta dove c'è... E il tasto toga sta dove c'è il tasto mic. Ah, sì. Ah, lì? Sì. Dove premete il tasto toga, però attenzione che quando voi raggiungete la IAS indicata che avete questo configurato sull'autopilota, perde potenza l'aereo, quindi occhio, cioè io non lo uso mai,
però magari in fase di go round probabilmente funziona bene. Ci saranno a 4.000 piedi, saranno su questo punto qua che senza holding, quindi quello che faccio adesso, mi creo la holding su Ippino in modo tale che posso riconfigurarmi l'aeroplano per l'atterraggio senza avere grossi problemi. Ok? Ora adesso ditemi voi, cosa volete fare? Autoland o un VOR di nave il nav? Non sento niente. Anche io. Ok, ti voglio uno schianto. Adesso ditemi, rifacciamo un secondo atterraggio. Voi cosa volete? Allora, facciamo un single engine, Fabrizio. Per me è un manuale, sì, sì. Per engine e vediamo cosa accade adesso. Quali sono single engine? Ma in single engine, che significato ha in single engine? Che ne so, all'improvviso che si frega un motore. No, ma io volevo fare. Prima facciamo uno normale, Pietro, uno normale con manuale. Ma allora, quindi ILS normale manuale? ILS con sì, con un canale. Che vediamo come ti comporti con la manetta. Cosa va bene, allora. Ah, ok, va bene. Vediamo le procedure sì. Di... E poi magari. Vabbè. Dopo poi già facciamo un touch and go, riprendi cuore. Noi siamo in diretta su Twitch, Roy, e ti passo il link. Così che devo fare, buon pomeriggio a tutti. Ciao Roy. Siamo in diretta, Roy, ciao. Che bordi siamo in diretta? Siamo sulla D'Urso, vai sul canale 5. Sucana! Rovinato un video di 2 ore, bellissimo. Scusi signora D'Urso, ma sa questo dire è fatto così, lasci perdere. Allora ragazzi, io ho fatto un po' di manovre per iniziare subito l'avvicinamento. Sei arrivato Roy? Che devo fare? Cliccaci e basta. Perché di su Twitch e metti muto. Troppo distante, cioè tra quando Fabrizio dice una cosa e quando la vedi. Ma però era veramente in diretta, è uscito. Sto streamando, capito? Io pensavo stavate scherzando, ragazzi. No. Sto provando un attimo di vergogna, porco Dio. No. Il canale è mio, Roy. Tocca editarlo tutti i video. Esatto, meno male. Allora, no. Però se si tirano le bestemmie, probabilmente il video non mi viene cliccato. Sai, io ho detto porco zio, mica ho detto bestemmie. No, pure che se non lo caricano qui nessuno può vedere quel... Ah, beh, allora mi scateno così. Arrivi tu a casa mia, che ti dovevi venire a prendere. Ma, dov'è Francesco? Francesco non c'è? No. Quindi ora in sintesi sta andando sul punto di holding. No, l'ho già eliminato e mi sono andato a intercettare gli LS. E mi stabilizzo e iniziamo. Quindi siamo prossimi a stabilizzarci, incominciamo a configurare con flap 1, riduco la velocità, attivo l'autopilota e scusate il Vorlock, il glide slow. Quindi quando flap 1 viene green light, ok, mi metto dentro il flap 5 e riduco ancora la velocità, riduco l'angolo di intercettazione. Sei in heading, vero? Sì. sì, perché ho tolto tutta la procedura, me lo sono fatto dare to intercept e c'è una cosa un po' più veloce, visto che avete parecchie cose da vedere. Poi ragazzi, vi dico, quando vado manuale probabilmente non vi sento più tanto, perché eccolo qua, intercettato, heading on course, perché devo sentire l'audio, altrimenti non ci capisco una mazza. Allora, appena sono glide slow capture, metto giù il carrello e flap a 15 in questo caso, così vado un po' più in manuale.
Ok, giù il carrello, flap a 15, e riduco la velocità adesso. Ah, giusto, giusto, perché ho fatto il Goran, quindi. Ecco, ma io metto giù flap a 30 stavolta, vado col flap a 30. Questo, ok, a posto, 25 e 30. 1, 4, 1, 5, 3 e via. Ok, siamo ILS, single channel, quindi non c'è autoland. Quindi adesso io sconnetto, se parlate c'è il sottofondo come rumore, quindi faccio fatica. O parlate forte, se no farò fatica a sentirvi, ok? Quindi... Lego. Approaching minimums. Minimums. Ok, vi dico che già questo qua è venuto bello lunghetto, che teoricamente avrei dovuto... Fabrizio, dimmi. Ma sei completamente in manuale? Sì. Già da 2000 piedi? Sì, sì, sì. Ma ti dico, io questo qua adesso l'ho fatto per i miei gusti bello lungo, infatti l'ultima parte l'ho fatto cadere in modo tale da essere all'interno della touchdown zone, però questo è bello lunghetto come atterraggio. Dovrebbe essere fatto un po' più corto, però insomma. Fabrizio, ma scusa, mi dici almeno quali sono i limiti per in cui staccare tutto, staccare l'autopilota? Ma allora, l'autopilota va
staccato se si è in categoria 1 quando si vuole. Non c'è una quota massima per poterlo staccare. Ovviamente c'è una quota minima. Non ti sento. C'è una quota massima, non c'è una quota massima, scusate, per staccarlo. Nel senso che voi quando volete giocarvi con l'aeroplano, ve lo fate. E la quota minima per poterlo staccare è il fatto che voi dovete rispettare la minima della categoria 1 per l'autopilota di disingaggiamento, che è 150 piedi o qualcosa. Però non viene mai praticamente fatto. Di solito uno, se proprio non vuole portarsi un manuale, diciamo a 300-400 piedi lo stacca. Se voi siete categoria 2, 3A, 3B, si fa l'autoland, non si va in manuale. Se non si riesce a fare l'autoland per qualsiasi motivo, si va a fare il go around, non si torna in manuale. Fabrizio, scusami, se tu c'hai una K3, devi per forza fare l'autoland? No, sì. L'autoland non è solo in condizioni meteo o sbaglio. Se hai un categoria 3, categoria 2, devi fare l'autoland. Ah, quindi anche in piena visibilità? No, se c'è piena visibilità vuol dire che non sei in categoria 3. Cioè la categoria viene data dalla visibilità. Chiara la cosa? Sì, ancora non abbiamo fatto la lezione sulle categorie dell'estero. Okay. Allora, adesso un attimo solo, io metto, voglio fare facciamo un decollo con l'atterraggio e vi voglio far vedere il laterraggio con 36 nodi di vento a traverso, ok? Che è il massimo concesso da... Volete anche qualche gas per caso? Come? Con qualche gas? Metti, tanto si spende mica niente. Facciamolo difficile, almeno poi le facili. Cazzo, 54 è un po' tantino, eh. 45 come di gas. Come mai te lo dice due volte? Allora, quando tu atterri ti dice landing minima e poi ti dice minima. Sì, approaching minima. Approaching minima è 100 piedi sopra. E poi minima. Okay. Ok? Allora, un attimo che configuro l'aeroplano. Solo un secondo, LIPQ. Perché Fabri, più che altro ci dovresti far vedere, perché lui che fa continuamente col vento traverso, continuamente fa regolazioni col trim per stabilizzarsi, no? Perché, quindi, ma voi lo fate con l'autoland? Prima di staccarlo, lui fa continuamente regolazioni con il trim, con il muso, perché c'ha sto vento che gli dà fastidio. Sì. Nel momento in cui stacchi l'autopilota, magari... lo stacchi nel momento in cui sei trimmato male e c'è il rischio che o te va in alto o te scende giù in picchiata, quindi ci dovresti un attimo far vedere quando è il momento opportuno per staccare l'autopilota quando c'è sta sto vento laterale, capito? Ragazzi, io la mia teoria, prima lo stacchi e prima io dico sempre, me lo voglio assaggiare l'aeroplano, voglio capire com'è. Perché se te lo stacchi tardi, poi lui magari te va trimmato male e ti trovi... Esatto. Quindi io peggio il vento, esatto, adesso ve la faccio vedere. Allora un decollo veloce con una VOR fatta V-Nav e il NAV e poi lo sgancio, ok? Ok. Allora, performance, mettiamo 4, cost index, riserva 2, questo, 5.000 piedi, tanto non ci arriviamo lì, execute, 6.000... N1. Facciamo full thrust col climb 2, ok? Visto che c'è vento attraverso, take off. Vi faccio vedere col decollo flap a 1. Ok. Oh, a posto. 156. Ok, qua è settata. Sì, 3.000 piedi van bene, fly director, ok, V-nav, L-nav,
Ok, pronti? Slappa 1, 5, il trim è lì. DLS lo deselezioniamo. Ok, slappa 1 ci siamo. Ok, quindi fatemi controllare se effettivamente c'è il vento o no. Dovrebbe esserci. Ok. Dimmi. Ma con vento traverso che potenzialmente le potrebbe pure girare in coda, sì, sì. Ma la VRF è più alta? No, però come hai visto io ho messo la spinta più potente, ho messo tutta spinta per alzarmi il prima possibile. Non okay, sto no, perché se ti gira in coda in finale, no, beh, non è che non è proprio così infido il vento, cioè nel senso abbastanza stabile, può avere una variazione che viene segnalata e viene studiata dalla meteo, quindi ti dice guarda c'è il vento però sappi che è variabile, non viene mai proprio così da zero. Se tu stai basso metti a 130 nodi in finale. Allora, però aspettate no, un attimo meteo personalizza, ok 36, però allora meteo avanzato 20. Quindi PISA 090, no, vabbè, ok, raffiche 36, su questo qua, ok, ok, oh, ci siamo, ok. Eccoci qua. Sono, no, max no, troppo, 8,3. Sì, sono condizioni un po' estreme, però del tutto possibili. Allora, metto anche qua flap a 30 e tutto il resto è a posto. Boh. Allora, io una volta dicevo a uno, se voi dovete intercettare, vi faccio vedere, c'è questo VOR qua che noi dobbiamo andare a intercettare e vedete che qua c'è il prolungamento, c'è il punto, scusate, c'è il punto finale, lo vedete questo CD09? Vedete o no? Ancora io l'ho perlomeno. Sono qua col cursore. Leg. Sì, CD09. Ok, adesso quello che faccio è attenzione, metto prima di tutto in heading cell, dopodiché lo prendo, lo porto al top e gli metto 088. E lui c'è il prolungamento. Eccolo qua. Ecco che viene prolungato, così io vado con l'heading set. Ah, innanzitutto la quota è a 2200 piedi, quindi adesso torno giù a 2200 piedi, con l'heading set me lo vado a intercettare,
E voi la conoscete questo giochino qua col, per sapere la quota, come siete, se siete alti o bassi? Fate attenzione. Questo qua voi lo conoscevate? Allora... quello che viene la linea sotto il display. Sì, questa qua. Ancora non arriva, presumo, penso avrei capito che tu dici, ma ancora io perlomeno non ce l'ho. È il VDS, si chiama VDS. Penso che sì, c'è. Boh, questo quindi voi lo conoscete, ok. Sì, questo sì. Ok. Allora, c'è turbolenza, quindi l'aeroplano lo configuriamo ben prima, eh. E fa fatica a rallentare. Su con flap 5. E faccio la procedura di nave il nav, quindi dopodiché lo stacco presto, ma lo stacco. Quindi adesso mi metto contro. No, comunque Giacomo c'è anche su sullo Zibo, l'hanno messo da poco, non è tanto che c'è, prima non c'era. Ok. Non so se funzioni bene. Certo. Allora comincio a scendere, me ne vado a 2.5. Allora, dove è? Sono fatto fare su qua su. Io vi saluto che devo andare, alla prossima. Ciao. Ah, ecco perché siamo così lenti. Chi è? Master Caution. Ah, ok. Quindi ecco qua, a posto. 2005. Enough, andiamo. Sì, attivo. Qua ci metto la minima, tanto adesso sono in VNAV. Tutto configurato, ipotizziamo una minima di 400 piedi. Adesso lui si allinea, ovviamente c'è parecchia turbolenza, quindi gli do una mano col carrello anche per ridurre velocità e metto la course 087. Poi giù flap a 15. Ok, ci siamo. Flap 30. E... siamo configurati. E vedete che l'aereo adesso piano piano inizierà a scendere. E seguirà il path. Eccolo qua. Vedete, ancora non è arrivato, lo mantiene. Vedete? Inizia a scendere. La velocità è molto instabile anche per la turbolenza, insomma 36 con gas 40 rotte, non è semplice. Ovviamente se voi adesso mettete giù e provate a guardare davanti, non vedrete di sicuro la pista davanti, in teoria. Vedete che la vedete comunque sempre di lato.
adesso magari adesso inizialmente no, però vedrete che tendenzialmente si mette abbastanza ad angolo. Fa molto effetto granchio. Adesso voi guardate davanti, che qua teoricamente la pista non dovreste vederla, perché qua è fin troppo lineata. In teoria si dovrebbe puntare quell'aeroplano più qua dove c'è la nuvoletta, questa qua, da quanto fa il CRE, però qua vedo che non lo fa. Ok, la pista in vista. Allora si scollega, tolgo un'altra, rimetto un'altra volta l'audio, tolgo l'autopilota. Guarda come flotta, guarda, guarda. Sei scarso, è vero? Minchia, non mi credi, cazzo. Vieni, vieni a farlo anche te. Vieni a farlo anche te. Io l'ho fatto con te che mi hai disattivato tutto. No, con gas. Quanto abbiamo di gas qua? Ah, tesoro, io sto scherzando, lo sai che non è facile. No, più che altro perché mi continuava a flottare. Ero quasi in velocità di stallo, saliva. Tu usalo ancora, FSX, sei bello. Ma come sei cattivo? Sto tornando che mi ripeto un'altra volta il terzo tentativo, sto tornando. Gianluca? Sì, Robby, dimmi. Se Fabrizio si installa X-Plane, smette di volare Real, capito? Quello è il problema. Ma io sono convinto che se Fabrizio si installa X-Plane non tornerà mai più a FSX. No, X-Plane è stupendo, però gli manca il PMDG, quello è... Arriverà. Perché il PMDG è... Arriverà. Facciamo single engine? Ma intanto vedi se lo fai con le doppie engine. Via, single engine, via, così sei contento. Ecco. Ma io sono contento, io con te lo sai, lo stimo. Interessa, sì. Può capitare una cosa del genere, anche nella realtà, capi. Non è che il go-round sia una malattia da cui la gente deve stare lontana. Eccoci qua, single engine, ci facciamo un visual? Io sto arrivando che devo fare una cosa con la gara del suolo. Via, visual. Ma volo per i cazzi miei. Chi ha fatto? È venuto di fuori. Fa da retro off. E via.
Vediamo se ci schiantiamo, se è la volta buona. Fatemi mettere la... Dica? Dicevo, nel reale, quanti tentativi di go-around puoi fare? Ma non c'è un vero e proprio... Ah, non c'è, ok. Cioè, diciamo che... perché ho dovuto fare la P10, mannaggia. E diciamo che c'è un... di compagnia ci può essere, però insomma è una cosa abbastanza relativa al fuel. Ok, ok, grazie. Hai staccato il motore giusto, Fabri? Sì, 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 l'ho staccato, Quello cammino ti direziona dalla parte opposta del vento? No, anzi, più difficile, ho spento quello di sinistra, No. Anzi, è apposta per quello. È più difficile così, no? Ci credo che è più difficile. Dai, fammolo. Allora. Se fossi in te mi prenderei anche gli occhi, proprio, top. Vediamo di dove la pista. La pista è là. Lì Ivan, c'eravamo noi in comando, facevamo l'annuncio, se tra i passeggeri c'è un pilota è pregato di venire in cabina. Se c'ero io c'era un puzzo di merda in cabina. Troppo. Allora, qui ci siamo, mettiamo questo, vediamo se poi la famo. La pista è lì. Siamo livellati. Oh, tutto vi sto facendo vedere, mannaggia voi. Si ruba il mestiere. Senza motori si atterra con flappa 15, ok, ricordatelo per quando vi faccio l'esame. Dopo ce ne fa vedere uno e si spinge anche il secondo. Sì, e vabbè, preghi, cioè, che devi fare? Con due motori di spenti è difficile. Atterri solo con l'Apo, ce l'hanno fatta in Canada, l'Aliante di Gimli. Il 330 che aveva avuto la perdita di carburante? Sì. Sì, ma ha avuto un culo perché ha avuto l'isola sotto di loro. Ma era una pista abbandonata, stavano andando con una gara di kart, se non sbaglio. C'erano i kart in quel momento. Questo non lo so, so soltanto, vabbè, poi il comandante o il primo ufficiale l'hanno licenziati. Però, più che altro licenziati per come sono arrivati a quel punto, nel senso che continuavano a perdere carburante e se ne sono fregati. Allora, giù una manetta... eccoci qua. Vediamo se la famo. Nazia, sempre che va a flottare, ma sono manetta d'idle da 3 minuti. Eccolo là. Posto, anche sto giro il culo l'ho portato a casa, via. Dai. E questo è. Ragazzi, altri dubbi?
A parte, vabbè, che ce ne possono essere altri, poi comunque rifacciamo video senza problemi. Ce ne sarebbe tanti. Sto facendo una domanda sull'autovendita. Sì. Prima dicevi che categoria 3 bisogna andare in auto, giusto? Categoria 3 A, 3 B e categoria 2. L'aeroplano tipo il Dash che non ha autoland, però è categoria 3A. Perché ha questo LED up display. E allora sei autorizzato fino a categoria 3A. E come deve andare sempre in manuale? Penso che vai con l'autopilota, ma non hai l'autotrottle o l'autotrust. Penso, Penso. Fabri, dimmi. Ma con un motore solo, quando dopo che sei atterrato con Revest, che fai? Non lo azioni? O lo azioni e cerchi di bilanciare col... Sì, devi azionarlo. Beh, se tu hai l'autobrake, lo bilanci in automatico. E comunque azioni quello che ovviamente funziona. Quello sì. Se no tende a girarti. Sì, 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 sì. Quello sì. E ragazzi, domande, dubbi, opinioni relative alle cose, poi lo rifaremo ancora sto video, visto che adesso abbiamo scoperto come fare le dirette. Io, Fabrizio, una cosa all'inizio che non sono venuto subito all'inizio. Ho un problema io nelle mie prove, no? Ho provato a compilare un FMC, e quando ho messo la rotta che l'ho attivata, però sull'EFIS non mi compare diciamo, una traccia, via, quella che ti vedeva te ora qui. Come mai? Cioè, sbaglio qualcosa io o è magari il mio aereo che è un po' una spesa? No, devi fare activate ed execute, quello sicuro. Adesso non so se... Sì, tu quando fai qualcosa, ti faccio vedere, perché adesso la rotta non c'è. E ipotizziamo un LIPQ, LIPZ. È la pista un'altra volta, vabbè, siamo sulla 09, fa... poco importa, Chioggia 7 alfa, e comunque tu vedi che qua ce l'hai visualizzata. Aspetta, fallo. Sì. La vedi? Intanto vedo l'IPQ, l'IPZ. Se su map l'hai messo, giusto? Ma guarda, te l'ho messo su map, su plan questo, e se no sei su map, cioè o uno o l'altro devi vederla. Poi non so, magari può essere che se non fai questo, guarda, activate ed execute, e qua come dovrebbe essere diviene magenta, però magari potrebbe essere il tipo di programma che è te, che magari non te lo fa vedere, non lo so questo, però teoricamente dovresti. È proprio questo che dicevo, forse è proprio l'aereo che ho io. Cioè io ho scaricato il vostro Air Sicilia, aspetta, si chiama Vuceria, che mi chiama sopra Vuceria. E quando vado a postare l'FMC e non mi compare, quindi ho detto, ma c'è da aggiungere qualcosa magari nell'aereo di default, insomma. Ipoteticamente no. Ipoteticamente no, cioè una volta che tu li carichi ti dovrà venire blu, ma ti ho detto magari prova a vedere se facendo activate execute ti viene fuori qualcosa. No, niente, né magenta né nulla. E sei su map or plane? Ho provato a girare tutto, da zero fino all'ultimo numero, poi ho messo app, ho attivato tutto, ho staccato tutto, ho pigiato tutto, e non mi riesci di... Ora dopo ci riprovo con calma, appena si stacca da qui. Però volevo sapere se era un errore mio o se c'era qualcos'altro. Non è che non sei allineato con l'IRS? Però non si dovrebbe fare nulla. L'IRS non farebbe vedere nulla. Ti direbbe soltanto map e basta. Quindi no. Cioè non mi compare un punto, niente proprio. Rimane... Sono provato a decollare lo stesso, ma non viene neanche dopo. Quindi. Beh,
a fare una cosa, Adriano, proprio un'altra livrea, perché magari è capitato a qualcuno in compagnia che la livrea in Sicilia dava problemi con, mi pare, i carrelli, una cosa del genere. Quindi tu prova intanto con un aereo di default, con il PMDG di base, vedi, fai una rotta ad Mutsum e vedi se ti funziona. Sì. Va bene, ci provo. Mi pare che era Fabio aveva Mongiovia, aveva problemi con la livrea segnalata, Giovanni, una cosa del genere. Mi pare per i carrelli lui. Ci provo e poi vi riporto. Sì, va bene, grazie. O in technical support, se mai vado a scrivere, almeno può servire anche ad altri. Sì, va bene, infatti, grazie.